siamo con Francesca Ferretti, questa sera una bella vittoria contro Pomicca Salmaggiore. Vi aspettavate questo tipo di partita oppure qualcosa di diverso? Ma è troppo facile dire non ci aspettavamo, ci aspettavamo. Noi ci aspettavamo di entrare in campo e giocare una bella partita dopo un brutto fine anno, insomma, con la sconfitta a Bolzano, di provare a fare un bel gioco sapendo di aver davanti la prima della classifica, quindi in teoria la squadra più forte del momento, è sinceramente una signora squadra. E che dire, adesso è un po' a caldo così, è difficile ancora ragionare bene, siamo state ordinate, ecco. Non abbiamo fatto chissà che cosa, cose ordinate, fermate loro magari nei loro punti forti, che forse al centro hanno fatto un po' fatica rispetto al solito, e poi brave noi, perché comunque ci siamo anche noi. Per più tempi ristrettissimi, 2 giorni e si ritorna in campo, cosa ti aspetti ora dalla partita di ritorno? Ma come sempre si giocano in 2 o 3 giorni, quindi... Sappiamo, cerchiamo di riposare domani e pensare poi a domenica. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che che loro sicuramente saranno in casa loro, primo, molto più arrabbiate per questa sconfitta e faranno di tutto per arrivare a portarci alla bella, ecco, al Golden Set. Quindi noi non dovremo pensare a niente se non a stare in campo, giocare palla su palla e cercare di fare il meglio possibile. Un'ultima cosa velocissima. Sembrava un periodo di riposo, la pausa natalizia, post Natale, e invece per voi non esiste. Questa sera, fra 2 giorni, domenica nuovamente, e poi mercoledì un altro derby in chiave europea. Quindi per noi purtroppo sono anni che non esiste Natale e questa cosa ancora non me la spiego, però noi lo accettiamo e... Il 25 lo passiamo nelle palestre, addirittura in trasferta, quindi è il nostro lavoro e va bene così. Sinceramente ci piacerebbe avere un Natale normale, questo è un messaggio extra, mi dispiace, ma lo dico sempre perché è veramente una cosa, penso, giusta. Per il resto sappiamo che il calendario è fitto e bisogna solo pensare giorno dopo giorno. Se si pensa troppo avanti si perde un po' l'obiettivo principale, imminente. Grazie. Prego. Ciao.